Oggi gita fuori porta, sono le 2:30 del pomeriggio, ovviamente, e andiamo a Bolognola. Bolognola è il comune più piccolo delle Marche e il più alto, ok? Abitanti, mi pare una roba tipo un centinaio di abitanti. È il paese dove io da piccolino andavo a passare le mie vacanze estive, perché insieme ai parenti avevamo una casa a Bolognola che adesso è stata venduta, e quindi diciamo che oltre che essere un bellissimo paesetto di montagna, oltre che essere il parco nazionale dei Monti Sibillini, quindi anche immerso in una bella situazione, è anche il posto dove ci sono molti miei ricordi. Quindi adesso stiamo in superstrada e andiamo verso le montagne. Siamo arrivati alla piazza di Bolognola, adesso andiamo al baretto dove conosco tutti, e figlie, genitori, nonni, e ci prendiamo qualcosa e poi dopo andiamo a fare un giro alla Pintura, che sarebbe quassù, dove c'è anche tutta la cosa sciistica, com'è che si chiama là? Gli impianti sciistici. E poi andiamo a vedere la mia vecchia casa, cioè la mia ora nuova, perché è stata ristrutturata. Questa è una chiesa molto antica che si trova qui alla piazza. Quest'acqua qui, ragazzi, scorre sempre, inarrestabile. È un'acqua super super buona. Questo è lo storico balconcino dove di solito ci facciamo la foto. È un balconcino che sta proprio in piazza, con questa veduta qua. E lassù, lì, c'è la Pintura, dove c'è anche una Madonnetta alla cima della collinetta. Chi ci ammazza? Nessuno. Nessuno? Siamo qui sul balconcino, dove c'è un tavolinetto fatto con i tronchi d'albero, sembrava qui, messo qua per noi. Abbiamo preso una buona icnusa e un po' di patatine. Adesso facciamo una sosta qui e poi andiamo a fare un giro alla Pintura e un giretto nella miniatura bolognola. Allora, dalla piazza si entra nel paese. Io nel frattempo mi sono anche mezzo infortunato una gamba, mi sono fatto una feritina lì, andata a sbattere con un tronco fatto proprio la figura del fesso. Poi ogni tanto si incontrano questi sentieri qua. Questo è il Santa Maria Maddalena, chilometri 3.5, e si va su. Le poste in miniatura. Questi sono i caduti di guerra della prima guerra mondiale. 8 caduti. E questo è il comune. Questo è il monumento delle vittime di una valanga che c'è stata. Qui c'è scritto 21 febbraio 1930, 3 febbraio 1934. Sì, forse ci sono state due valanghe, e veramente aveva raso al suolo l'intero paesello. Altro sentiero, Fonte dell'Aquila, 4 chilometri.
in fondo c'è il cimitero, che è veramente molto molto piccolino, molto caratteristico. Ci sono delle tombe veramente antiche qua. Posto? Sì. La ferita come va? Brucia. Adesso andiamo al bar, vediamo se ci hanno un po' di disinfettante, così tanto per stare tranquilli e per soffrire un po'. Speriamo che ha quello che non pizzica. Bene, proseguendo per questa strada si va verso la pintura. Eccoci qua a Pintura, 1340 metri, pensavo di più. E quassù c'è la Madonnina, lassù in cima c'è questo sentierino che porta fino su. Un tempo non c'era il sentiero, un tempo era tutto allo stato brado. Si dice stato brado? E niente, è una bella faticata andare su, sembra una passeggiata tranquilla, invece quando stai a metà strada poi ti rendi conto che che è dura. Oh, fa fresco, Poi c'è questo sentiero che costeggia la pintura, la collinetta, che porta in mezzo agli Appennini. Guardate che panorama, in lontananza si sentono i campanacci delle mucche e vacche che stanno pascolando. Ciao! 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 Ho rischiato per la seconda volta, cioè la prima non ho rischiato, mi sono fatto male per davvero. Adesso praticamente mi sono avvicinato a una mucca, non so se era Carolina o quell'altra, non so, comunque una delle due si chiamava Carolina, e ho teso la mano e stava scalciando a terra e mi stava puntando, allora mi sono allontanato perché fanno una certa impressione da vicino perché sono belle grosse. Io non è che ho tutta questa dimestichezza con le mucche, con i cani sì, tanta, ma con le mucche poca, non riconosco quando sono agitate, quando è meglio stare lontano, quando ci si può avvicinare, ecco, non me ne intendo. Continuiamo, anzi torniamo verso la macchina. Ragazzi, da qui si vede anche il mare. Si vede anche il mare. Io sto in una parte della costa laggiù. Che bello. Dato che stavamo per strada, siamo venuti qui alla diga di Fiastra. Torniamo verso la macchina e andiamo a Civitanova passando per un'altra strada. Ciao montagna. Bene, siamo in superstrada e alla fine di questa c'è Civitanova. Torniamo a casa, mangiamo qualcosa e poi domani si riparte. Yes. Ciao a tutti. Ciao.